Una nuova finale per me dopo tanto tempo, beh, direi che è iniziata la grande, grande partita, soprattutto MVP e presidente della squadra in momento importante. Sì, non è che sono contentissimo della mia prestazione, però il risultato non poteva essere meglio. Sicuramente un 3-0 liscio non se lo potevamo aspettare, quindi 3-1 un grandissimo risultato per noi. Grande prova di squadra nonostante le difficoltà, perché comunque facile non è stato, e adesso andiamo a Civitanova fiduciosi. Di solito ti definiscono abbastanza freddo, però avrai sentito qualcosa di diverso nell'atmosfera di questa partita? Assolutamente sì, ma non solo io, credo tutta la città, perché si sentiva proprio un'altra aria in palazzetto questa sera. Cosa hai detto ai tuoi compagni prima della partita? Hai detto qualcosa di particolare? No, non ho detto niente di speciale, ho detto andiamo, sappiamo fare, il nostro gioco, niente di parole speciali, non c'era un chiavetto, un segreto, non c'è stato. Per cara tua, cosa deve fare di più a Civitanova Trento? Cosa di più? Beh, di sicuro dobbiamo stare pronti per affrontare un palazzetto molto caldo che ci urlerà incontro e che sarà di grande aiuto alla squadra di casa. Noi bisogna stare tranquilli e bisogna trovare, nonostante la pressione, il nostro gioco.